All'ingresso in campo il tributo dei giocatori del Fiuggi al passaggio dell'11 di casa in casacca bianca e gli applausi del pubblico da ogni settore dello stadio nell'ultimo appuntamento casalingo della cavalcata in quarta serie. Nei locali Mister Cudini tiene a riposo gli avanti Cogliati e Vitali e il mediano Ladu. Le squadre si studiano senza fretta. Al settimo l'esterno d'attacco De Biase trova lo spiraglio di testa sull'angolo di Esposito. Risponde presente il portiere laziale Novi. Leggerezza difensiva della capolista, si invola la punta di colore falle, trafigge Racichini sul palo più lontano. Il Fiuggi sfonda al minuto 8. Il campo basso ci impiega un po' ad uscire dal torpore, ma quando lo fa è letale. Esposito apre le danze da sinistra per De Biase, filtrante, forte e preciso in area piccola. Non arriva in tuffo Bontà, ma alle sue spalle non perdona Tenkorang, 1-1 al quarto d'ora. Il Fiuggi rimette presto la testa avanti, angolo di Gaetani e la spizzata di testa di Fall scheggia la parte alta della traversa. Ancora duettano gli attaccanti ospiti, Fall e Gaetani. Racichini sporca la traiettoria e salva i suoi dalla seconda capitolazione. Il centrocampo rosso-blu per il momento latita e non copre come dovrebbe. Del Duca da calcio piazzato prova a dare ancora un dispiacere a Racichini. Nel primo intervento l'estremo difensore si supera e manda in angolo. Nel secondo è salvato ancora una volta dal legno. Gli ospiti giocano sciolti e senza timori reverenziali, padroni di casa spesso svagati. Falle e Gaetani continuano a fare il bello e cattivo tempo nelle praterie del catino di Contrada Selvapiana. Racichini, il portiere di casa, è finora il migliore dei suoi, attento e tempestivo. Solo prima del rientro negli spogliatoi si rivedono i lupi, illumina il solito Esposito per i centravanti Rossetti, serpentina ubriacante del numero 9 che si infrange solo dinanzi a Novi. Da quelle parti non si passa. Dopo un minuto di recupero, Capobasso e Fiuggi sono sull'1-1. Al quinto della ripresa lasciano tra gli applausi il terreno di gioco due dei maggiori protagonisti della stagione rosso-blu, Vittorio Esposito e Francesco Bontà. In campo Di Domenico Antonio e Zammarchi. Per l'Atletico Fiuggi si disimpegna a destra Basilico, pennellata a centroarea per Forgione che da ottima posizione spedisce il cuoreo in curva. I ritmi restano sonnacchiosi nonostante i numerosi cambi dalle due panchine. Si accentra in mezzo al campo Zammarchi per i molisani, invito in porta in favore del giovane De Biase che apre troppo il piattone, lupi ad un niente dal vantaggio. Campobasso e Atletico Fiuggi decidono di non farsi male nei minuti conclusivi del match. Prova a rompere le uova nel paniere Rizzitelli, fiondata fulminea di destro sulla quale Oliva, subentrato a Racichini, si guadagna gli applausi sotto la curva nord. La risposta dei lupi è una inzuccata debole sulla quale fa buona guardia l'estremo Novi. È l'ultimo sussulto di una gara senza molti stimoli per Brenci e compagni. Dopo 5 minuti di recupero il fischietto Mazzoni di Prato decreta la fine delle ostilità e via alla festa in campo e sugli spalti per il ritorno tra i professionisti dopo un'attesa troppo lunga. Le bandiere rosso-blu dalla curva e i cori salutano la truppa di Mirko Cudini. Poi il momento dell'apoteosi con la coppa alzata al cielo dal club che con 72 punti, frutto di 21 vittorie e 9 pareggi, ha dominato il raggruppamento F dell'Interregionale.